Repubblica ha ribadito che la Costituzione è figlia della Resistenza e all'interno dei valori della Resistenza si può trovare l'antidoto contro il razzismo. Eppure in questa campagna elettorale molto si è detto contro gli immigrati, contro gli ultimi, addirittura prima gli italiani, quindi presupponendo un diritto di superiorità. E questa è proprio l'ipocrisia che sta venendo fuori. Davanti al pubblico dicono queste cose, poi però invitano pure Silvio Berlusconi alla consultazione. E Berlusconi, che ha appoggiato i mafiosi, credo che questo 25 aprile se lo deve ricordare. Parole importanti, molto autorevoli, della più alta carica istituzionale del paese, che devono valere per la giornata di oggi, ma per tutti i giorni dell'anno, nel senso che noi qui stiamo registrando un ritorno del fascismo nelle sue diverse forme, più o meno organizzate, e anche del razzismo, e noi contro queste cose dobbiamo continuare a batterci. Oggi festeggiamo insieme alla difesa della Costituzione, alla mobilitazione in difesa della Costituzione, festeggiamo un giorno di pace. Questo grande bandierone della pace ricorda la fine della guerra, il 25 aprile, con i combattenti partigiani che liberarono la città di Milano. 70 anni di occupazione e di resistenza per il popolo palestinese. Sì, sempre. E ancora continua, e purtroppo le televisioni non dicono quello che succede, oppure parzialmente dicono quello che sta succedendo. Muoiono persone, ma tanto alla gente non interessa niente, purtroppo. Essere al riparo dalla guerra significa combattere contro il razzismo, come dicevi tu, e combattere contro il nazifascismo. Noi ogni anno siamo qui a ricordare la guerra che noi abbiamo subito, da cui siamo stati liberati, e tutte le guerre da cui ancora molti popoli non lo sono stati. Molti dei diritti scritti in quella Costituzione, come il diritto alla sanità, sono stati attaccati in questi ultimi anni. Voi di Emergency date assistenza non solo all'estero, ma anche in Italia ad italiani. I nostri pazienti sono extracomunitari, ma sono per il 20% anche italiani. Non è questo che ci porta in Italia, è il bisogno che c'è di cure gratuite per un sistema sanitario che sta perdendo posizioni tra i sistemi sanitari che funzionano meglio e gratuitamente, e quindi c'è bisogno anche del nostro sostegno. Questo 25 aprile cade in un vuoto di governo, è partito il secondo giro di consultazioni che Di Maio chiama forno col PD. Che chance dà secondo lei? Al di là delle parole, caminetti, forni, il problema è trovare una soluzione che è stata creata in primis da una legge elettorale che è stata firmata dal Presidente della Repubblica, che ha creato questa situazione che noi stessi viviamo. Mi sembra difficile che il Movimento 5 Stelle possa accettare come elemento programmatico tutto ciò che ha negato e alla quale si è opposto durante la legislatura. Sul tema del lavoro, siete disposti a ridiscutere il Jobs Act? Guardi, noi abbiamo portato i 100 punti del nostro programma al Presidente Fico, vedremo quale sarà la risposta. Per adesso il programma del Movimento 5 Stelle è neutro come l'acqua distillata, perché il Movimento 5 Stelle ritiene che sia la stessa cosa fare un accordo col Partito Democratico o farlo con la Lega di Salvini, il che secondo me in politica è una cosa un po' strana. Tra l'altro le differenze si vedono anche in questa giornata del 25 aprile. Quindi sa, dire esattamente cosa vogliono loro mi risulta molto difficile. Hanno in mano un pezzo di carta, vedremo cosa rispondono. Io non sono disposto a cancellare il Jobs Act e i risultati che ha portato. Tutto è ritoccabile, perché non abbiamo la presunzione di aver fatto le cose nella maniera migliore. Io stesso sono molto critico su alcune cose che dovevamo fare molto meglio e abbiamo fatto male. Cancellare il Jobs Act per me non è in discussione. Ritoccarlo è una cosa che si può fare, certo. Voglio essere sincero, ci sono dei limiti molto evidenti per quanto riguarda le politiche del lavoro e le politiche anche sociali. Per esempio un reddito di inclusione che assolutamente non si sposa con il nostro reddito di cittadinanza, quindi o saremo in grado di creare insieme una nuova forma composita o
probabilmente andremo a infrangerci sugli scogli di quelle che sono due ideologie molto distanti, però nello stesso tempo tra di loro. Come Liberi Uguali al momento siete spettatori, ma come prendereste, come vede un ipotetico accordo programmatico tra 5 Stelle e PD? C'è uno spazio per voi per sostenere, eventualmente su quali punti? Intanto questo voto politico per noi è un voto molto preoccupante, e quindi bisogna accentuare e sviluppare tutti i presidi democratici che ci sono nel paese. E dopodiché assisteremo a quello che sta avvenendo o che avverrà, se avverrà, il dialogo tra queste due forze politiche, e lo valuteremo e lo giudicheremo sulla base di quelle che sono le nostre proposte e i programmi che noi abbiamo fatto su, per quanto riguarda le pensioni, per quanto riguarda l'abrogazione del Job Act, la reintroduzione dell'articolo 18, e solo sulla base dei nostri contenuti valuteremo un eventuale accordo tra queste due forze politiche. Qualunque sia il governo che si andrà a formare, che preveda i 5 Stelle piuttosto che preveda la Lega Nord, anche col coinvolgimento delle forze della sinistra istituzionale, se così possiamo chiamarla, come il PD, ma anche io vi parlo di Liberi e Uguali o piattaforme minoritarie del genere, sicuramente non sarà questo il tipo di trasformazione sociale che l'Italia ha bisogno e che può aspettarsi, nel senso che per quanto riguarda il Jobs Act è inutile illudersi che chi ha votato, chi ha firmato, chi ha fatto quella legge lì possa oggi lavorare per anche solo modificarla, se non in peggio. Se io lotto da partigiana, cos'è? È una raccolta di 32 biografie di partigiane, di donne partigiane che sono morte a Milano per difendere l'Italia libera dai nazifascisti. Come rete femminista, non una di meno, abbiamo pensato che fosse importantissimo rivendicare il ruolo delle donne nella resistenza e raccontare questa resistenza, diciamo, taciuta, un po' messa nel ruolo delle donne in quel periodo. Cos'è oggi, chiedo a te, essere antifascisti? Oggi antifascismo, oltre ad essere, diciamo, una sfida aperta con quelle organizzazioni apertamente fasciste, deve essere anche un antifascismo militante e soprattutto che è in grado di organizzare, di agitare, di istruire. Quindi non solo una presa di posizione, una denuncia, un antifascismo bello, floreale, colorato, ma anche un'azione di tutti i giorni nella contraddizione, nella periferia, nei posti di lavoro, e non solo una presa di posizione da televisione. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir.